managed to convey the atmosphere of Expo, but with a slightly different point of view, in that he decided to show us, to focus on children, the children's presence at Expo, and also the fact that they are the future of that we will be producing our food and we will be needing to eat and need food as well. So it was a very interesting point of view. All things go, drove to Chicago. All things know, we sold our clothes to the state. I don't mind, I made a lot of mistakes in my mind, in my mind. You came to take us. All things go, to recreate us. All things go, we had a mindset. All things go, you had to find it. All things go, Leonardo, parlaci del tuo lavoro. Ma dunque, io stavo in quel periodo lavorando sulla la sceneggiatura del mio secondo film, che tratta di fecondazione assistita. Affrontare la questione del cibo e anche di come nutrire il pianeta indirettamente, ma non troppo indirettamente, significa anche affrontare la questione di chi lo nutrirà domani. E per cui mi è venuto in mente, diciamo, di vedere e di passare una giornata ad Expo dal punto di vista dei bambini. Spiegaci perché hai scelto il tema dei bambini. Dunque, all'inizio, diciamo, è stata una suggestione che mi è venuta un po' per concomitanza di lavori. Poi ho capito che in realtà l'Expo era particolarmente attrezzata per farsi visitare dai bambini. E c'ha un Children's Park, c'ha una serie di attività collaterali, ma non tanto collaterali, anche, diciamo, strettamente attinente ai temi del nutrire il pianeta e dell'energia per la vita. Ed è stato, diciamo, divertente viverlo dal punto di vista dei bambini, perché ovviamente passare una giornata all'Expo e cercando di raccontarla dal loro punto di vista significa poi passarla con loro, e quindi magari diciamo, seguire determinati bambini che ritornano in vari padiglioni è stata una cosa molto 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 divertente.